Io ho ribadito le mie convinzioni su questa materia. L'aggressione russa all'Ucraina è un attacco frontale alla convivenza pacifica tra i popoli e alle regole del diritto internazionale. Quando le regole del diritto internazionale vengono messe in discussione, chiaramente producono un domino che noi stiamo già vedendo, no? Perché le crisi vanno moltiplicandosi, questo produce per reazione una frammentazione che è anche geoeconomica. E alla fine diventa una sorta di domino, cioè sulla lunga distanza globalizzazione economica e messa in discussione delle regole del diritto internazionale non cammineranno insieme. Sicuramente noi siamo stati abbastanza chiari nel porre la questione, provando a ragionare insieme anche, no, su quali siano gli interessi che ciascuno ha. Io penso che la Cina non abbia alcuna convenienza in questa fase a sostenere la capacità industriale russa, anche se come sappiamo non interviene direttamente. È evidente che questo crea una frizione perché lo abbiamo scritto in tutti i modi possibili e immaginabili, lo abbiamo ribadito e io spero, posso dirle questo, ecco, spero che ci si renda conto che questa nazione può giocare veramente un ruolo dirimente. Il presidente Xi diceva ieri che la Cina, insomma, lavora sempre per la convivenza pacifica tra i popoli, ecco, mi piacerebbe che si facessero dei passi in questo senso.